Torna a Napoli dal 27 maggio al 5 giugno Baccalaré, la manifestazione culinaria dedicata al baccalà in programma sul lungomare Caracciolo. Tanti gli appuntamenti e le novità dell'evento gastronomico che per primo riprende dopo l'emergenza della pandemia con dimostrazioni culinarie, cene di gala, degustazioni e musica dal vivo. Inizieremo il 27 maggio alle 20 e durerà fino al 5 giugno 2022, quindi ci saranno tutta una serie di novità, ci saranno per il baccalà, ci saranno serate ad hoc, ci sarà cultura, molta cultura, spiegheremo tutta la trasformazione dal mondo tradizionale del baccalà all'evoluzione dello stesso prodotto che ovviamente negli ultimi anni, forse anche grazie un pochino a noi, ha avuto veramente un'escalation positiva. Tra stand e cucine vista mare, per 10 giorni il baccalà, piatto della tradizione culinaria partenopea, sarà protagonista di ricette e rivisitazioni che ne esaltano il sapore. Un alimento nutriente e con pochissime calorie che ha un posto centrale nella dieta mediterranea. Veniamo da anni, diciamo, di isolamento, anche di isolamento individuale, quindi la possibilità che ci siano delle fiere all'aperto è una, sicuramente per la città significa un ritorno alla normalità e penso quello che tutti noi desideriamo, e quindi questo sicuramente è un segnale molto positivo per i cittadini. L'evento, che sulla scia delle ultime edizioni mira a raggiungere i 400.000 visitatori, vede 30 ristoratori coinvolti, 10 tonnellate di materia prima lavorata ed è ad ingresso gratuito. Duplice l'offerta dei menù disponibili con prezzi diversificati per adulti e bambini che sono anche più bassi degli anni precedenti. Speriamo che possiamo davvero considerare questo brutto periodo alle nostre spalle. Sono contenta perché valorizza un prodotto alimentare che è fra i più graditi della tradizione culinaria napoletana, ma non solo napoletana, ma anche oltre. E sono contenta perché oltre ai cittadini napoletani questa manifestazione può essere una grande attrazione anche per i tanti e tanti e tanti turisti che affollano ancora la nostra città.